Buongiorno da Luca Lombroso, meteorologo AMPRO, divulgatore ambientale e tecnico dell'Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore. Vi racconto qualcosa di cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico, emergenza coronavirus. Ci sono tanti spunti. Questo, diciamo subito, è stato un esperimento inaspettato, involontario, che spero che non si ripeta mai più, ma che ci dia degli spunti e che ci dà anche tanti dati. È stato proprio un po', prendo spunto dalla famosa frase di Revel Suess, anni 50, anno geofisico internazionale, iniziano a misurare la CO2 in atmosfera all'isola di Mauna Loa e dopo pochi anni si accorgono dell'aumento delle concentrazioni e dicono che l'uomo sta conducendo un esperimento geofisico inimmaginabile in passato e irripetibile in futuro. Nel giro di pochi decenni riverseremo in atmosfera lo stock di carbonio immagazzinato nel sottosuolo in centinaia di milioni di anni. Qui, nel giro di poche settimane, abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare non per necessità ma per virtù, per applicare l'accordo di Parigi sul clima e per ripulire la qualità dell'aria delle città. Partiamo da questo: la qualità dell'aria è migliorata in modo incredibile a causa del blocco principalmente del traffico, ma anche della riduzione delle sorgenti energetiche. Certo, restano altre sorgenti emissive, pensiamo all'agricoltura, alla zootecnia, agli allevamenti, ai riscaldamenti domestici, ma le immagini del satellite, per esempio del satellite Sentinel dell'ESA, mostrano chiaro che la concentrazione di NO2, del biossido di azoto, in atmosfera, che è un gas che è prodotto irritante soprattutto per le vie aeree, per le vie respiratorie, prodotto principalmente dal traffico e dalle sorgenti energetiche, dalle centrali energetiche, a Milano è crollato del 45%. C'erano già i primi segnali alla fine di febbraio, ancora prima i satelliti avevano visto un crollo dell'inquinamento, prima attorno a Wuhan, poi in gran parte della Cina, ora si vede anche in tutte le città europee, 45-46% a Milano, 48% a Roma, 46-48% anche a Madrid e a Parigi. Quindi tagliamo via le bufale, le meteo bufale, la qualità dell'aria è migliorata. Certo, non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, non c'è solo il traffico, non c'è solo l'ossido di azoto, ci sono anche gli inquinanti da polveri, le famose PM10, PM2,5. Qui il miglioramento è un po' più sfumato, ma c'è, a mio avviso c'è, stanno partendo vari progetti di ricerca, c'è una mole di dati incredibile da lavorare nei prossimi anni. C'è stato un episodio che ha visto in particolare attorno al 20-22 marzo, non ricordo esattamente, un aumento delle concentrazioni a causa del trasporto di polvere desertica. Si chiama polvere, non sabbia, facciamo un po' di buona meteo. Addirittura dei deserti del Caucaso, molto da lontano quindi. Però, qui do una mia opinione, interpretazione, questo aumento è stato limitato a 2 giornate. In queste situazioni di solito, siccome prima c'era un anticiclone abbastanza robusto e marzo è un mese che ha poco rimescolamento della qualità dell'aria nelle condizioni anticicloniche, le concentrazioni si erano alzate attorno ai 38, 40, 45 microgrammi metro cubo, ma solo per 2 giorni hanno superato i limiti. Di solito in queste situazioni io vedevo giornate a lungo tempo con qualità dell'aria, diciamo così, fuori legge. Poi ci sono altre questioni più controverse, anche più difficili, e sono, le butto lì, ma non mi ci addentro perché non è di mia competenza, ma trovate vari articoli in rete, vi invito a guardarli in modo obiettivo, senza avere preclusioni, né in un senso né nell'altro. Molti paper che sono usciti sono ancora allo stadio di preprint, ma alcuni cominciano a uscire, delle evidenze di dove l'aria era più inquinata c'è stata una maggior mortalità da coronavirus. Io non sono in grado da giudicare, i dati sono ancora pochi, sono preliminari. Certo che viene chiaro da pensare che dove si respira meglio, dove si è stati meno esposti all'inquinamento, le condizioni di salute di partenza e quello che consente poi eventualmente di guarire sono sicuramente migliori. Questo lavoro per i medici ce n'è tanto. Ancora più complesso il tema se l'inquinamento funge da carrier, da trasporto del virus. Io credo che in ogni caso, nella fase 2 che inizia domani, io sto registrando oggi che è domenica 3 maggio, è importante mantenere basso l'inquinamento atmosferico, non consentire che l'inquinamento torni a sforare i limiti di legge. Stiamo nel sicuro, principio di precauzione. Gas serra.
si stima che globalmente quest'anno le gas serra si ridurranno del 5-6% a causa dell'emergenza coronavirus, in Italia 15-20%, forse arriveremo addirittura al 30% fine anno, che è quello che dovrebbe essere l'obiettivo per il 2030. Pensate che per l'accordo di Parigi sul clima questo non basta, cioè dovremmo ridurre le emissioni di gas serra del 6-8% all'anno globalmente fino a portarle a zero. Tant'è che se andiamo a vedere le concentrazioni al famoso osservatorio di Mauna Loa, ma anche sul nostro Monte Cimone, dove si potrà andare quando si potrà, appunto, con il sentiero dell'atmosfera, vengono rilevate le concentrazioni, che penso sapete che è una cosa diversa dalle emissioni, ancora non si vede il beneficio. Questo perché? Perché le concentrazioni di CO2 in atmosfera risentono dell'accumulo nel tempo. Gli inquinanti atmosferici hanno un tempo di residenza breve. Se io smetto di inquinare oggi, ho il beneficio fra 6-8 giorni. Se io smetto di emettere gas serra oggi, ho il beneficio fra alcuni decenni. Sostanzialmente, se io portassi a zero, se ipoteticamente si potesse, le emissioni di gas serra oggi in tutto il mondo, le temperature continuerebbero ad aumentare per un paio di decenni di circa mezzo grado. Un grado c'è stato già rispetto all'era preindustriale, voi capite che siamo già molto vicini al famoso obiettivo di contenere l'aumento delle temperature entro un grado e mezzo massimo rispetto all'era preindustriale. Insomma, è come se avessimo accumulato l'acqua di un acquario. Praticamente la concentrazione di CO2 che vediamo oggi risente dell'accumulo dei 1.000 miliardi di tonnellate di CO2 emesse in atmosfera dall'era preindustriale ad oggi. Sostanzialmente, se quest'anno invece di emettere 45 miliardi di tonnellate di CO2 da combustibili fossili ne emettiamo 40 o anche solo 35, nelle concentrazioni vedremmo una differenza di circa 0,2 ppm, siamo 415 ppm e ogni anno aumenta di 3 ppm, quindi siamo ai limiti della variabilità naturale. Messaggio finale: intensifichiamo questi sforzi non per necessità ma per virtù.